Ciao a tutti, come state? Io, insomma, così così, sono un po', diciamo, influenzata e appunto, non avendo praticamente fatto molto, diciamo, come faccende domestiche, eccetera, ci ho dato dentro e sono riuscita a terminare questo paio di orecchini soutache con la tecnica soutache. E devo dire che sono molto contenta del risultato perché a furia di daje, 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 sto diciamo migliorando appunto la tecnica, anche se c'è ancora molta strada da fare perché tra tutte le tecniche che ho provato fino ad oggi, questa è quella che veramente, veramente mi sta facendo, diciamo, dannare se non di più, perché ci sono 200.000 accorgimenti di cui tener conto, perché bisogna cercare il materiale giusto e perché in sé è una tecnica non proprio facilissima, almeno per quello che riguarda me. Sicuramente nei prossimi giorni mi darò da fare nel cercare di appunto creare qualcos'altro. Le pietre che ho utilizzato le ho acquistate sabato scorso insieme alla mia amica Giuliana in un banco di pakistani che c'è qua sempre nella mia città, al mercato, diciamo così, e mi hanno spiegato essere della pasta praticamente di varie radici di rubino, di smeraldo e di zaffiro. Messe assieme, insomma, non so adesso in che modo. Comunque devo dire che mi sono piaciute un sacco quando le ho viste. Ho preso diverse forme, ho preso le gocce, ho preso delle pastiglie, ho preso delle perle e quindi ho deciso di lavorarle per questi orecchini. Poi ho applicato dei mezzi cristalli da 6 mm color bronzo e oddio, color bronzo, è un color bronzo armato, non saprei nemmeno io. E le monachelle sono in argento 925 rivestite rame. E niente, questo è il mio, diciamo, step up con il soutache. Spero di mostrarvi presto delle cose nuove, magari un po' più precise, diciamo così. Poi, questo è un cabochon che è stato fatto a mano, è in vetro di Croico, e me l'ha portato appunto la mia amica Giuliana sabato e l'ha preso da una ragazza bravissima di cui ho lasciato già la pagina nel video, appunto quello delle chiacchiere dove si parlava dei regali, se non sbaglio. Comunque lei si chiama Angelica e produce lei stessa questi bellissimi cabochon di Croici. E io ho deciso di lavorarlo con la tecnica dell'embroidery. Volevo farvi vedere bene le sfumature che ha dentro. Guardate che bello. Ha delle sfumature bellissime. Io non so come faccia, è proprio un'artista questa ragazza. E quindi ho, diciamo così, deciso di lavorare all'embroidery questo grosso cabochon in vetro e mi piace veramente tantissimo. Ne ho anche degli altri, prossimamente vi farò vedere come li appunto lavorerò. Qui ho applicato un semplice cordino di alcantara nera perché era già molto importante di sé, in sé per sé il ciondolo, per cui non avevo voglia di appesantirlo con spirali a crochet o herringbone o quant'altro. E questo appunto è il risultato del ciondolo. Poi voglio mostrarvi questo anello che ho fatto una settimana fa, una decina di giorni fa, e non avevo ancora avuto modo, scusate, di mostrarvelo. Avevo ricevuto in regalo da Narella Gioielli, alias Rosaria, tra le varie cose, una base per anelli con la piattina sopra metallica molto ampia. Non vorrei dire una cavolata, ma era sui 25 mm, 20 o 25 mm, e credo che l'abbia presa da Andromeda, dal negozio online Andromeda Beads. Non ne sono però sicurissima, magari mi farò dare la conferma. Questa base, appunto, essendo molto larga, niente, poteva essere adoperata per fare 200.000 cose, però io ho pensato,
se invece di utilizzarla solo da supporto non provo proprio a incastonare e a rivestire la base stessa dell'anello, perché era un disco veramente ampio, per cui ho fatto così, ho cominciato a fare questo, diciamo, peyote circolare utilizzando Rokai 110 e basta, da due colori, e alla fine ho, diciamo così, incastonato la base dell'anello, stringendo poi dietro con delle diminuzioni. E mi è venuto fuori questo, diciamo, questo esperimento qui, e devo dire che non mi dispiace, perché così è stato anche abbastanza veloce da fare, non ho dovuto cercare cabochon o roba da rivestire, e insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace come idea. Sempre Annarella mi aveva mandato queste sferette in das rivestite all'uncinetto. Ve le ricordate? Ve le avevo già mostrate quando vi avevo fatto vedere le cose che mi aveva regalato. E mi aveva regalato diverse sfere, erano 6, 3, 2 viola, 2 gialle e 2 fucsia. E io mi sono fatta questo paio di orecchini perché ne ho visti tanti fatti da altre ragazze su Facebook. E mi erano piaciuti molto, quindi ho colto l'occasione, appunto avendo il materiale, di crearmeli anch'io. Ho messo sotto questi charms a forma di piuma e sopra ci sono dei mezzi cristalli argentati, tanto per dare un po' di luce, e delle coppettine per diciamo definire l'orecchino. E niente, devo dire che mi piacciono molto e per questo ringrazio ancora Rosaria, grazie mille per il tuo splendido regalo. Voglio adesso mostrarvi un po' di incompiuti, diciamo che sono delle lavorazioni delle prove di incastonatura, tutte eseguite con la tecnica RAV, a cominciare da questa qua, ops, una perlina dimenticata, una angelite. Diciamo una pastiglia d'angelite che è stata appunto incastonata con la tecnica RAV e poi ho utilizzato tanti bicono che si vedono poco perché sono come Target Light e si confondono con le rocaie tutto intorno, e devo dire che è davvero luminoso. Questo farà parte di un qualcosa che ancora non so, perché a volte le prove diventeranno poi parte di un'altra, diciamo così, creazione, a volte verranno smontate e rifatte in altro modo. E poi avevo questo cuore, un cabochon Swarovski, però non è il solito cuore, quelli forati, è il cuore cabochon proprio, che a differenza del cuore forato non finisce con la pancia a punta ma è piatto, vedete? E poi ha delle altezze differenti sul profilo che rendono difficile l'incastonatura peyote, perché appunto avendo delle altezze differenti si fa fatica. Invece ho notato che con questa incastonatura a RAV risulta meno, cioè risulta bella salda l'incastonatura. Più che altro devo un attimo correggere il tiro per sistemare la punta in alto, che non mi piace tanto perché più che un cuore lo fa somigliare ad una goccia, vedete? Però ero veramente stufa di trovarmelo nella scatoletta dei cristalli, perché appunto non avendo il foro, cioè o mi cercavo un castone, però zero voglia di sbattimento, oppure mi trovavo un modo per utilizzarlo, e a quanto pare il modo è stato, diciamo così, trovato. Poi ho incastonato a RAV anche questo cristallo che avevo preso recentemente dal sito Perlen Planet, e anche questo non so ancora cosa diventerà. Probabilmente un anello, un anellone grande, dovrei fare soltanto una fascetta. E nulla, velocissima l'incastonatura RAV tra l'altro. E anche questo è un rivoli da 16 mm cristal, tranquillissimo, con appunto un'incastonatura a RAV. Niente, questi diciamo che sono stati proprio degli esercizi di perline, diciamo così, per fare delle prove, per prendere giù degli appunti, per vedere appunto come poter incastonare in modo diverso le varie forme. Quindi è un esercizio che vi consiglio, anche se anche così, se non sapete cosa fare, se non sapete
che avete voglia di fare qualcosa ma non sapete cosa creare, esercitatevi. L'esercizio fa sempre bene, almeno nel mio caso, devo dire che spesso mi aiuta perché così prendo appunti, eccetera, eccetera. E queste erano tutte le, diciamo così, le cosine che volevo mostrarvi. Adesso voglio invece parlarvi di un argomento, penso, abbastanza interessante. Metto via un po' di cose e poi torno da voi. Ah, rieccomi. Allora, vi volevo parlare di una cosa molto particolare che forse potrà interessare qualcuno di voi. Già un mese fa, sulla pagina Facebook di Preziosa Ornella, e sul suo sito web era stato pubblicizzato, diciamo, un evento, scrivendo un articolo su di loro, appunto, sui loro prodotti, sull'esperienza avuta appunto con il loro materiale, e poi attraverso un form sul loro sito si poteva appunto mandare il link, diciamo, del blog contenente l'articolo, e appunto registrarsi con tutte le proprie informazioni, nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera. Si poteva partecipare, appunto, e si può partecipare ancora, perché per adesso ogni mese è buono per partecipare. Non so poi quando decideranno di mettere fine a questa cosa. Per adesso l'operazione commerciale è ancora in atto. Appunto, loro scelgono tra tutti gli invii fatti dei link con i vari articoli sui loro prodotti, scelgono 4 articoli ogni mese, non si sa in base a che cosa, a quali criteri, loro stesso specificano che non è dato sapere questa cosa. Comunque loro scelgono 4 persone a cui mandare un chilo di materiale, un chilo del loro materiale, perline e quant'altro. Io ovviamente, cioè, tanto per non saperne leggere e né scrivere, avendolo comunque utilizzato il loro materiale in passato per diverse cose, ho scritto questo articolo sul mio blog e ho mandato per partecipare appunto all'evento per il mese di settembre. Ho visto poi che sulla pagina sono stati enunciati i vincitori, e io ovviamente non ero tra quelli, per cui ho detto vabbè, boh, non fa nulla, cioè, magari ci riprovo la prossima volta. Dopo qualche giorno, ovvero oggi, mi ha bussato la postina con una raccomandata, con un pacchetto, non aspettando nulla, mi sono meravigliata quando poi ho avuto tra le mani appunto una raccomandata che veniva direttamente dalla Preziosa e che conteneva 150 grammi di perline, che sono quelle che state già vedendo inquadrate da un po'. Oddio, i colori. Allora, intanto, queste perline mi sono arrivate con una lettera accompagnatoria che mi ringraziava appunto di aver partecipato al loro evento, nonostante appunto non fossi stata scelta per il mio articolo, e appunto mi ringraziavano con questo kit di 150 grammi di perline. Anche un'altra ragazza su Facebook, che si chiama Sara, ha partecipato, e anche lei ha ricevuto, penso oggi, anche lei, questo kit con colori diversi. I suoi un po' più carini sono messi a caso, presumo. E quindi volevo dirvi, se siete interessati, io lascio il link qui sotto, magari potete partecipare anche voi e magari vincere anche il chilo di perline, non sarebbe male. Lo sappiamo che il materiale fa sempre comodo. Quello che ho ricevuto io sono queste rocaille gigantesche, penso 6-0, arancioni bestiali, ma ci farò qualcosa per Halloween, qualcosa ci farò sicuramente. Poi queste farfallone qua con il foro centrale, il colore è bellissimo, tra l'altro è tra il bronzo e l'oro, che adesso qui non rende, però sono molto molto grandi, quindi non so, dovrò capire come posso utilizzarle. E poi dolcis in fundo, questa cosa qui che mi interessava molto e che fortuitamente mi hanno mandato, così potrò fare prossimamente un ulteriore update per quanto riguarda la differenza tra Super Duo e Twin, perché queste sono le nuove Twin, vedete, si chiamano Preziosa Twin TM, e appunto sono molto più precise, dovrebbero essere molto più precise e molto più simili alle Super Duo, hanno, diciamo così, corretto il tiro. Infatti le vecchie Twin le denomineranno rocaille, mentre queste sono le Preziosa Twin TM. Quando leggete TM, perché sono la versione nuova.
Io ad occhio così le vedo, no, sicuramente più precise delle vecchie Twin, ma non come le Super Duo. Però sto parlando ancora a bustina chiusa, quindi lo scoprirò una volta lavorate. E le vedo anche un po' più piccine delle Super Duo. Comunque vi farò sapere. Ad ogni modo, questo è tutto. Ci sentiamo con il prossimo video e per qualsiasi informazione contattatemi. Ah, mi raccomando, apritelo tutto l'info box sotto perché tante notizie sono nascoste e non sono visibili. Alla prossima, ciao!